Salve a tutti ragazzi, sono Kingslave Corporation e siamo qui oggi per continuare questo splendido gioco. L'ultima volta ce l'avamo lasciati andare a vedere sul canale YouTube, che tra l'altro dovete iscrivervi come su Twitch ma anche come Instagram, dovete seguirmi, no? Scusate, eh. Scusate un attimo, 2 secondi, eh. Allora, salve, buonasera, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Allora, nell'altra live dovevamo continuare quello che stavamo facendo nell'altra live, ovvero dobbiamo cercare di prendere Inizia! Ci siamo!
tu dodgi. Oh!
Fatto. Mimir, perché hai dei cristalli di Bifrost negli occhi? Un dono dei giganti. Dato che ero sempre in viaggio tra i regni, pensarono che fossero più comodi rispetto a dei cristalli che avrei potuto perdere. Ha fatto male? No, perché saggiamente mi feci coraggio con 16 bicchieri di birra novella. Ero così inebriato che provai a convincere i giganti a mettermeli nei capezzoli invece che negli occhi. E c'ero quasi riuscito. Ti immagini? Mimir dalle poppe di Bifrost. Bei tempi. Va bene, ora la smetto. Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Ora sì che si ragiona. C'era una... Aspetta, scusate ragazzi, voglio trovare una cosa su YouTube dove sta... tempesta affilata. Aspetta.
Ok, lo sapevo io, dov'era. Allora, signori, oggi, visto che abbiamo già l'attacco runico dei colpi del meteorite, andare di qua. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino. Ora dobbiamo solo capire cosa apre questa chiave. Deve essere da qualche parte nel tempio. Dobbiamo andare lì. Sono felice che Brock e Sindri ora vadano d'accordo. Ora sono doppiamente irritanti. Oh, è bello vedere che si fidano l'uno dell'altro. Perché Tyr si sentiva responsabile per ciò che Odino fece ai giganti? Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Ok, andiamo. Provision. Dopo da che dobbiamo fare così. Thank you.
Perché Tyr si sentiva responsabile per ciò che Odino fece ai giganti? Ci fu un incidente poco dopo la creazione del Mjolnir, quando Tyr organizzò un incontro diplomatico tra Odino e i re dei giganti. O te la posso raccontare più tardi? Dopo andremo qui, eh? La cascata è ancora più grande ora che l'acqua è calata. No, va? È come dire quando l'acqua è calata, quando il serpente è messo. Ho visto qualcosa, sono sicuro. Sì, anch'io. Frey ha detto che la torre di Jotunheim era sparita dal lago. Forse non del tutto. Davvero molto strano. Vai. Testa. Nave. Abbastanza, ma questo è, vabbè, paura, raga, questo one shot, ma perché è andato? Perché Tyr aiutò Odino a incontrare i re dei giganti? Avvenne agli albori della lunga guerra, quando la vittoria era un miraggio e gli Jotnar erano l'ago della bilancia tra gli Aesir e i Vanir. Ce la teniamo per dopo. Questo è figo. Ho detto prima che questa affilata era l'ultimo attacco che avrei preso. Invece no, ho preso un altro pochino io. Dobbiamo attraccare qui. No, non ancora. Dobbiamo fare prima. Perché Tyr aiutò Odino a incontrare i re dei giganti? Odino aveva convinto Tyr che il martello fosse solo un deterrente per ottenere una pace più vantaggiosa. Tyr sperava di convincere tutte le fazioni che in pace avrebbero prosperato. Sapeva che i giganti erano molto preoccupati per il martello, una superarma in mani poco fidate, ma si fidavano di Tyr. O te la posso raccontare più tardi? Arrivando il dottore.
faccia, prego. Affrontami, dio del tuono! Arrivo, eh? Vado a fronte. Roma! Non avrò pace finché non te l'avrò fatta pagare! Oh, astuto! Le tue provocazioni non smuovono. Non... In cambio... Perché odi Thor così tanto? Con la sua morte, mia madre edificò la statua per proteggere la sua tomba. Fummo sbalorditi. Dagli una lezione. Prese il cazzo della mia dolce. Mio padre giace su un'isola a est. Non confondete la statua di Thor di mia madre con quella mostruosità. Dai, Andreus, mamma mia. Qui dobbiamo lanciare il video. 3, 2, 1, via! Non ho sbagliato, vai! 3, 2, 1, attivo! Bestia. Ah.
cavolo è di qua? Attacchi pollicini di merda. Attacchi pollicini. Talismano. Non avrò pace finché la statua di quell'assassino non verrà distrutta. Oh, ma io sento... C'è un... Oh, capitano, my captain. Oh, my captain. Oh, captain, my captain. Spirito. Quello la cui mamma fu uccisa da Thor. Ricordati bene questa storia. Agli dèi non importa nulla degli uomini. Lo so, padre. Lo sai, ma mi hai ascoltato? Sì. Bene. Ventugard questo, non Cornugard. Vabbè, faremo questo, visto che c'è un drago. Che avvenne quando Tyr portò Odino a York? O te la posso raccontare più tardi. Abbiamo finito. Vadergard, l'avamposto meridionale del Re Nana. Re Nana, hai mai sentito del Re Nana? No. Sapevo che un potente nano regnava su dei poveracci non lontano da qui. Non che me l'abbiate chiesto. Che vi serve questa volta? Almeno questo è sistema. Giovanotto. Allora, raga, dove avere un trofeo, Questo eviterà che ti facciano pezzi. Non le devo prendere.
Però è un trofeo che devo fare, quindi lo faccio. Ora vai a colpo. Chiudi. Ehi, portala con fierezza. Guarda. Esatto. Era un trofeo che dovevo fare. Posso anche potenziare, ma credo che sia inutile, quindi. Non stavamo parlando di qualcosa? No. Ragazzi, io mi fermo qui, 2 secondi proprio. Riprendiamo dopo. Sì, vabbè. Riprendiamo dopo con God of War. Tra l'altro vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. E niente, ci vediamo tra poco. Bella ragazzi.